think she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird well, away. Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and cries like an you ace walk now. Like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot. Il liceo di Savosa è di solito un posto tranquillo. Nei suoi corridoi c'è il silenzio più assoluto quando non ci sono gli allievi, ma talvolta un rumore spezza questo gelido silenzio. A dire il vero, però, questo silenzio non è mai stato rotto, perché in questo liceo non è mai successo. Presto, direttore, è morto il bidello, devo subito chiamare qualcuno. Oh no, proprio adesso. Bisogna andare alla biblioteca. No, adesso! Bisogna silenzio e pompieri, vedrò quello che posso fare. Sì, però veloce. Così? Io so chi è stato. Seguiamolo.
verità. Diccelo. Dove? Interrogatelo. Lui sicuramente sa qualcosa. Oh, bel cappello. Grazie. Lo stato? Che gioia. Beh, vieni con noi. Allora, non vogliamo parlare? Giovanotto. Dici il tuo nome. Io sono tuo padre. No, scherzo. Sono Darth. Darth Vader. Adesso parli però. Lascia stare il cubo. Cosa c'entri col caso? Niente. Cosa ci facevi in giro? Dici tutte le informazioni che hai se vuoi uscire vivo di qua. Non mi ricordo niente. Dove abiti? Sulla Morte Nera. Dov'è? È vicino a questo tizio. Provincia. Vabbè, in provincia. Comunque non cambia niente tu. Bellone. Devi parlare e qualsiasi cosa tu dirai sarà usata con te o contro di te in tribunale. Non parlerò fino a quando non avrò visto il mio avvocato. Noi non abbiamo pazienza. Io sì. E tu non hai un avvocato. Però la Morte Nera. Niente, Elio, niente da fare. Questa è una perdita di tempo. Lui non sa niente. Tardi. Adesso vai via. E sta attento, eh. Forse abbiamo trovato una buona pista. Adesso dobbiamo seguirla, come dei segugi. Giusto, giusto. Quel Darth Vader non mi convince mica. Dovremmo interrogare i suoi amici. Quale? Quella persona un po' hippie che è uscita dal bagno. Quello... Secondo me, all'aria losca. Sì, quello che fumava, proprio lui. Ah, sì. Dobbiamo seguirla, ne va della nostra carriera. Giusto. E poi, giusto. La morte del bidello ha colpito tutti. Potresti anche piantarla col cubo, però, e darmi una mano. Ma cosa è finito? Aspetta, Così? Allora, qual è detto il tuo nome? Il mio nome è... Florenzo Garcia. Cortez. Florenzo Garcia Cortez. Da dove vieni? Chi? Da dove vieni? Colombia. No. Abbiamo un fascicolo qua, con tutte le tue informazioni. Oh, mi serve filtro proprio. Dici cosa sai del caso. Caso? L'assassino! Chi è? Ah, assassino! Tu lo conosci Darth Vader, vero? Vediamo che si a lui. Bene. Cosa vuol dire bene? Collabori o no? Che tipo di rapporto hai con lui? Molto buono, io... Amico di Darth, amico di tutti, amico. Amico tuo, vieni qua. Vai via! Tifoso, tutti così voi giovani. Io non so. Sappiamo che sei un quasi espulso dalla scuola. E quella scuola cos'è? Siete la vergogna della gioventù, quelli come te. Adesso parli. Dici quello che sai. Ci hanno detto che hai un cane. Oh, mio cane, sì. Florentino si chiama. Sai cosa può succedere al tuo cane se non parli? No, niente. Non si può fare. Mio cane no. Lascia stare il no, cubo! No, mio cane no! Collabori sì o no? Ok, collaboro. Dici quello che sai. Io so chi è stato a uccidere. È il bidello. Dillo. È stato... Stiamo per scoprire veramente il colpevole.